viviamo in un territorio molto diversificato. Abbiamo splendide colline fertili e una piccola montagna che sembra messa lì a ricordarci ogni giorno la bellezza del creato. È una valle che si estende fino al Tevere, per la quale è passata la storia del mondo antico. Abbiamo ricevuto un'eredità fatta di storia e natura, valori che non possiamo permetterci di disperdere. La magnifica comunità dei Sant'Orestesi non è per niente un concetto astratto. È quella caparbietà con la quale ci siamo stretti e arroccati su questa collina. È quel senso di solidarietà che è sempre coinciso con l'impegno civile da parte dei nostri nonni, che deve essere consegnato intatto ai nostri figli. Essere di Sant'Oreste nel 2021 significa essere relatori di un messaggio antico. Significa aver scelto di vivere su questi sassi per rinnovare una promessa nobile che è fatta sì di tanta fatica, ma anche di qualche gioia. Essere parte di una comunità magnifica significa essere geneticamente capaci di compiere cose grandi, capaci di sognare, capaci anche di realizzare qualche piccolo sogno. Nel 2021 ci avete insultato e deriso. Nel 2021 ci avete proposto la rassegnazione. Nel 2021 noi ancora non scemo l'acqua, mentre vi vediamo asfaltare e pulire le strade a un mese dalle elezioni. Questi sono insulti all'intelligenza di ogni santorestese civile, vergogne di una politica ubriaca, di un senso dell'amministrare la cosa pubblica che è indegno per un cittadino moderno. No, non vi abbiamo mai risposto. Ci siamo uniti per dignità e non per odio. Pronti a riscattare quel senso di appartenenza a una comunità che ha ancora voglia di dimostrare di saper essere magnifica. Per questo ci siamo alzati. E abbiamo cominciato a dire di sì, che si può e che si deve fare, al costo di sacrificare i nostri affetti, le nostre professioni, le nostre passioni, quelle legittime ambizioni che abbiamo visto tradire dalle occasioni perse, tradire per mancanza di coraggio, tradire per l'ignoranza e per l'invidia che ancora oggi pretendono di infettare i rapporti tra i cittadini santorestesi. No! A Sant'Oreste nel 2021 le chiese non possono più crollare. I vicoli del borgo devono tornare ad essere dignitosi e vivi. I gioielli e le meraviglie che sono su questa montagna essere messi a disposizione di tutto il mondo. Senza timori, con competenza e passione e con quell'impegno e quell'orgoglio che ci porterà di nuovo a dire senza vergogna, ovunque, con chiunque, io sono Sant'Oreste.